Oppure qualcuno, qualche luminare si è impossessato anche di questi suoi studi dicendo che... Come pratica, una volta che usciamo questa cosa qui... Ma qualcuno ha anche detto che l'ha scoperto lui, insomma. Questa è la cosa grave, se non sorprende. In Italia siamo buoni tutti, tanto più quando una persona copre un'eriguale posizione nella società. Va bene, allora può permettersi il lusso di dire tante stupidaggini senza essere più censurato. La possibilità di raccontare frottole è proporzionale alla carica che nella società complessa va bene riveste l'individuo. Questa è una saggezza spicciola che tutti forse sappiamo, però è proibito dire perché è anche pericoloso per tutte le ritorsioni che si possono avere. Cosa ha provato lei dopo che ha lottato praticamente una vita per cercare di ridurre al minimo la tossicità dei farmaci, comunque così creare anche delle cure biologiche, sempre biologiche nei confronti delle malattie, infatti la del tumore, a leggere dopo la sperimentazione la cura di Bella è tossica, proprio controsenso. No, ma ne hanno dette tante. C'è un paradosso proprio per lei che ha lottato una vita contro la tossicità dei farmaci. Ma se io dovessi dare risposta a quello che dice la gente, io le posso dire questo, che la malattia maligna non è maligna, si è curata bene. E poi lo dico a tanti, io sono un animale da esperimento, perché io ho un sarcoma e me lo porto da 6 anni. A qualcuno in conferenza l'ho fatto anche vedere, dove si trova localizzato. Io non posso prendere degli farmaci antibattici perché perderei quel po' di vista che ancora mi rimane. Quindi devo sfumare la mia cura in una certa maniera. Però 6 anni sono già tanti da quando mi sono morto. Il nostro sarcoma. Il nostro sarcoma, sì. Non sono ancora morto. Io ho vissuto aver paralizzato, non ci volevo dire tanto per capire, ma è l'unico vostro sarcoma. Se lei guarisce il tumore maligno, le case quali dividendi darà da quel momento in avanti? Non solo, però i collegati con l'età, lei sa quali sono, non facciamo delle allusioni. Le ragioni sono queste. Come fa in questo caso? Va bene, imporre, come fa imporre una cura nel tempo? Va bene, finisce l'aspetto principale della professione medica scolare. Devo tacere, perché potrei andare a finire i guai, se lo facessi. Ancora oggi, parliamo di chemioterapia. Ancora oggi non vogliono capire, non so, che malattie, come l'infomo marino, no? Va bene, io vediamo una malattia stupida. Stupida, perché una volta che era quella, che la vita di quello di ogni tanto, va bene, qual è quello di l'infomo marino? No, non lo dire che non si guarisce. Fino a un certo punto tollerati. Se si superano certi limiti, vengono morti.